e benvenuto in questo nuovo vlog. Allora ragazzi, oggi per me è mercoledì 30 ottobre e sto finalmente andando a fare il tatuaggio tatuaggio alle sopracciglia, quello lì pelo per pelo, così finalmente non vedrò più questo schifo, perché sono davvero improponibili. Allora, è mezzogiorno meno un quarto, io l'appuntamento ce l'ho a l'una, ma mi vedrò prima con Anna per mangiare una cosa al volo, velocissimo, e poi andrò da questa ragazza a farmi appunto il tatuaggio, chiamiamolo così, alle sopracciglia. Poi dopo dovrò andare a Laoshan, tornare di nuovo a Laoshan, perché dovrò comprare delle cosine per Marek, tipo canottiere e tutte queste cosine qua. Poi devo andare a fare un altro piccolo servizietto per mio marito, che appunto lavorando non riesce ad andare. Poi cosa devo fare più? Basta, il nanetto me lo prenderà mia mamma, quindi sono tranquilla per l'orario. Lui esce alle 4, dalle 4 alle 4 e mezza, va la mia mamma che oggi è a casa. Niente, mi do una mossa e corro, no, perché non si corre in macchina, vado a Laoshan, anche perché ho una fame pazzesca. Ci vediamo dopo. Allora, a Laoshan ci sono arrivata, è mezzogiorno e 20, adesso Anna mi sa che arriverà un pochino tardi, quindi io penso che inizierò a mangiare, perché altrimenti faccio tardi poi dall'estetista, dalla ragazza. Quindi vediamo se riesco a farvi salutare Anna e niente, scendo dalla macchina. Allora, tristissimo pranzo, ma era l'unica cosa che potevo prendere, perché tutto con maionese, uova e schifezzine varie, quindi è meglio evitare. E niente, adesso aspetto Anna che sta ordinando e poi mangia. Eccola qui! Nom 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 nom. Cosa mangi, amica? Una cosa meravigliosa. Un pane non giallo. Non le mie unghie. Vabbè, adesso vai a farle. Per fortuna che era ora. Buon appetito! Allora, sono arrivata, ce l'ho fatta. Cioè, ho fatto tutto il giro delle mille rotonde che ci sono qui a Torino per arrivare, perché sapete che io sono impedita a mille, ma proprio a mille, in macchina. Quindi niente, adesso scendo, ce l'ho fatta, devo fare la pipì. Allora ragazzi, lavoro finito, lo so, voi direte chi è? Sono io, perché la Zara oltretutto mi ha anche truccata, così magari le foto venivano anche un pochino più decenti. Comunque questo è il lavoro terminato, poi ve le faccio vedere meglio. Allora, per qualsiasi informazione su sopracciglia, perché poi la Zara tu fai anche unghie e station ciglia e laminazione ciglia, che è una cosa che voglio venire a fare pure io. E vi lascio il suo contatto Instagram scritto qua e ve lo lascio anche in info box. Contattate lei e vi dà tutte le informazioni. Grazie, un bacio a tutti, vi aspetto. Un bacio a te, sei stata bravissima. Grazie veramente. A te, amore. Hai fatto un miracolo. È stata brava anche te. Grazie. Un bacio a tutte. Ciao. Rieccomi. Allora ragazze, il risultato è questo. Sembrano truccate, ma non lo sono. Allora, io le adoro. Cioè, non mi sembro nemmeno io. Adesso, vabbè, non fate caso anche all'acconciatura. Ho tolto il rossetto perché non mi ci vedo proprio con quel rossetto rosso. Non sono abituata, ma il trucco che mi ha fatto mi piace un sacco. E vabbè, poi siccome lei ha il suo profilo Instagram, che vi lascio poi comunque scritto qui sotto, ho perso le chiavi della macchina. Ah, ho perso le chiavi della macchina! Ah, eccole qui. Mi ha fatto delle foto e quindi mi ha detto: io sul mio profilo così struccata non ti ci metto. Quindi adesso stai qui e ti fai truccare. E mi sono fatta truccare, sono stata alle sue mani. Mi ha anche fatto questa acconciatura molto carina. Comunque niente ragazzi, adesso io torno a casina dal mio bimbo, perché mia madre mi sta già tartassando di telefonate. Dovevo andare all'Auchan, dovevo andare a fare un servizio, non faccio più niente perché si sono fatte le 5 meno un quarto, si è fatto tardissimo, perché poi mi sono messa a chiacchierare, poi mi ha truccata, abbiamo fatto miliardi di foto, perché poi doveva scegliere quella giusta da mettere sul suo profilo. Qua nel frattempo cadono le foglie come se fosse neve. E niente, prima che viene a fare un acquazzone, perché qua sta per venire a piovere, io vado a casa e ci vediamo tra pochissimo. Ehi, hey, baby shark. Aia, ragazzi, io mi sono aia struccata. Aia, 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 aia. Stiamo ascoltando la musica, perché sennò qui noi... Aspetta che metto pausa, ok. Dicevo, mi sono struccata.
Perché voi sapete, io il trucco non lo sopporto e mi fa stranissimo avere le sopracciglia in ordine. Mi fa stranissimo. Cioè, quando sono andata a struccarmi, infatti, mi sono andata ad appoggiare anche lo struccante sulle sopracciglia per abitudine. E per un attimo ho detto: no, non se ne viene, poi no, non se ne viene, no. Sono fatte, che bello, sono troppo contenta. Comunque, allora, non fa male per niente. Tantissime su Instagram mi avete già chiesto perché comunque voi vedrete questo video il 1° di novembre. E comunque su Instagram in tante mi hanno già chiesto: no, ragazze, non fa male, almeno a me non ha fatto per niente male. Vi mettono una cremina anestetica e non vi fa male. Adesso, vabbè, è un po' gonfio perché comunque è andato a trattare tutto il lato qui. Mare, che cosa stai toccando? È andato a trattare, comunque a tatuare, e quindi sì, è un po' gonfio, un po' arrossato. Poi questo non è il risultato finale, adesso ve lo faccio vedere bene, ecco qua. Perché comunque vanno ancora sfumate. E va fatto il ritocco, però per essere la prima battitura, secondo me è davvero perfetta. E mi ha spiegato anche non toccare. Mi ha spiegato anche tutti i prodotti che ha utilizzato, ma ahimè, io essendo comunque ignorante in materia, non me li ricordo. Aia! Non me li ricordo. Mi ha detto che sono prodotti biologici, quelli che ha utilizzato. Insomma, ragazzi, non mi ricordo, vi direi una cavolata. Comunque, se siete di Torino e dintorni, vi lascio qui sotto in info box il profilo Instagram di Lazzara, così potete contattarla direttamente. Aia! E niente, ragazze, chiudo, ci vediamo dopo. Perché se no muoio sto Natale. Con chi stai parlando, Marek? Con chi parli? Stai facendo un treno con le costruzioni? Bravo, amore, la mamma cucina la pappa. Cucù! Allora, per cena ho fatto a Marek queste patate di Halloween, che sono troppo, troppo carine, tutte a tema Halloween. C'è la zucchetta e il fantasmino. Non le mangerà tutte, però io ho fatto che farle tutte, non importa. E invece per me mi sono fatta delle verdurine al forno e poi ho fatto anche del petto di pollo. Adesso noi mangiamo queste cose di Halloween. Dopo. Buongiorno. Guardate, ieri sera mamma non ha fatto nulla perché qui c'è stato un bimbo che ha voluto la sua mamma vicino tutta la sera. E questa è la situazione attuale di questa mattina. Marek. Eccola, non si fa rumore a prima mattina. Buongiorno. Mamma, mi ha dato la cremina. No, l'hai fatta cadere tu, l'alzi tu. E niente, ragazze, questa è la situazione stamattina. Una cosa che non faccio praticamente quasi mai è lasciare la cucina così, ma essendo sempre praticamente sola, se Marek fa i capricci, è così. È così, ieri era mamma dipendente perché comunque poi non sono andata a prenderlo all'asilo. È andata mia mamma, sono tornata a casa che erano quasi le 6. Diciamo che me l'ha voluta un po' far pagare, diciamola così, ma non è il termine giusto, nel senso che mi ha detto: ma dov'eri? Infatti, quando è andata mia mamma a prenderlo, ha detto: mamma, dov'è? Dove è andata? Perché non c'è la mia mamma? Dove è andata la mia mamma? Poi è stato bravissimo, ha detto mia mamma, però. Mi ha cercato tanto e quindi ieri sera abbiamo voluto fare tutti i giochi del mondo possibili e immaginabili. E avendo mio marito sempre fuori, perché purtroppo mio marito lavora fuori e torna a casa solo il sabato sera. Questo ancora per poco, ragazze, fino a fine novembre, poi finalmente, finalmente finirà anche questa cosa. E niente, quindi adesso ne facciamo colazione e poi andiamo a scuola. Sì, hai paura di andare a scuola. Poi dovete sapere un'altra cosa. Quando Marek non vuole fare qualcosa, dice che ha paura, perché a volte dice anche ho paura di mamma. Quindi, ha paura di tutto quello che non vuole fare. Dada un pam, pam. Mamma ne va a scuola. No, aia, stamattina vai a scuola. Amore! Dove sei finito?
Stamattina vai a scuola e quando torni che cosa facciamo? Cosa facciamo quando torni da scuola? I biscotti di Halloween, perché oggi è Halloween! Faccio papà. No, amore, non è arrivato papà. Io. Dai, forza! Andiamo a salutare Cookie. Sì, Sì, amore mio. Alice, come si chiama? Alice, si chiama Alice, amore. Maestro Maestra Dori si chiama Maestra Dori. Dori, come si chiama? Si chiama Maestra Dori. Quello. Andiamo di qua, vieni. Vai, pulcino. Ma tu cosa sei, un gattino o un pesciolino? Ehi, cosa sei, un gattino o un pesciolino? Forse No, sei nella sezione dei gattini, quindi sei un... No, no, sono Cinzione dei pesciolini. amore, sei un gattino, niente, non lo vuoi proprio capire che sei un gattino tu. Attenzione, dammi la manina. Guarda quante foglie, amore. Che cadono, guarda. Guarda, vai, camminaci sopra. Schiaccia, vai, vai, vai sulle foglioline. Senti che rumore fanno le foglioline, Marek. Brum, brum. Non sull'erba, però, amore. Quello chi è? Ci sono anche i funghi qua. Vieni. Dove sono i funghi? Vediamo se Non Marek vede dove sono i funghi. ago. Quando viene nonno ago? Ecco i funghi. Ora quanti funghetti! Ah, tutti i funghetti, non si toccano che non sappiamo se sono velenosi. Quando viene nonno ago? Prende. Li prende nonno ago? Fra un po' arriva nonno ago. Poveri vedelli. Sì, guardali. Allora, se vedete in lontananza ci sono tutti i bimbi dell'asilo che stanno andando a fare dolcetto scherzetto. Marek non c'è perché ci sono solo i bimbi di 4 e 5 anni. Adesso non so se busseranno anche qua, ma non penso perché stanno prendendo l'altra via. Io comunque, visto che le maestre poi hanno messo l'avviso anche nella casella postale, ho comprato le caramelle. Io ho preso queste qua che sono gommose, una buona marca e... In più sono chiuse ad una, così se i bimbi, giustamente, cioè, come gliele do, spuse, quelle spuse da mettere nel sacchettino, ho preferito comprargliele così. Speriamo che bussano, se non dovessero bussare alla porta, gliele porto a scuola oggi pomeriggio e poi le daranno magari a tutti i bimbi lunedì. Alla fine i bimbi sono venuti, gli ho dato le caramelline, anzi, tre bimbi mi hanno detto, ma tu sei la mamma di Marek? Sì. Vuol dire, ma non vale. Che carini, comunque avete visto, che carini. Io le adoro queste cose. Poi adoro la scuola di Marek proprio perché fa queste cose, ma fanno tante, tante, tante di quelle cose in quella scuola che è davvero, è bella. Sarà perché forse ci sono pochi bimbi, non lo so, ma è davvero una scuola, a me piace tantissimo per tutte le cose che fanno. Comunque, io sto ancora finendo di sistemare casa, sopiego anche il pigiamino di Marek e poi più tardi mi metterò a fare l'impasto per la frolla, che devo ancora decidere se fare la frolla morbida o la frolla classica, per fare poi stasera i biscottini con Marek quando uscirà da scuola. È il mio modo per fargli festeggiare Halloween, visto che tanto lo festeggia a scuola, l'ha festeggiato il 28. Hanno fatto proprio, gli hanno fatto vedere un film, hanno proprio festeggiato a tema Halloween. Stamattina i bimbi di 4-5 anni invece andavano in giro a fare dolcetto scherzetto in inglese, trick or treat, quello. E poi invece i bimbi più piccoli di 3 anni, che non li hanno fatti uscire, faranno delle cose a tema a scuola. Adesso vediamo se mi porta qualcosino. L'altro giorno mi ha portato un disegnino, mi ha disegnato un mostriciattolino. Che carini, comunque vado avanti con le pulizie. Allora, ragazze, sono quasi le 3 del pomeriggio e io adesso, dopo essermi fatta una bella doccina e avere un po' di casotto in cucina, cioè ho mangiato e ho lasciato ancora tutto lì, e mi devo mettere a fare la pasta frolla perché fra poco andrò a prendere Mare che dovremo fare i biscotti. Siccome deve riposare un'oretta, adesso metto sulla pasta frolla morbida. E vi faccio vedere il procedimento per prepararla e poi facciamo i biscottini insieme. Ecco qua.
Ok, il violino messo. E adesso vi lascio qui tutti gli ingredienti per fare la pasta frolla e andiamo insieme a prepararla con la planetaria, perché non mi metto a impastare la mano visto che ho la planetaria. Niente, ci spostiamo di là. Allora, visto che io non ho la scorza di limone, ma ho questi qui che trovate al Lidl, sono dei... come si dice? Profumatori per dolci? Non mi ricordo il nome, ragazzi, non voglio dirvi una cavolata. Comunque, li trovate, ci sono limone, all'arancio, al fior d'arancio, insomma, ci sono tanti tanti gusti. Ecco, aromi, Chiara, semplicemente aromi, non profumatori, che so candele. Comunque, sono aromi. E non avendo né scorza di limone né scorza d'arancio, vado a mettere un po' di gocce di scorza di arancio, perché potete mettere anche la scorza d'arancio, non per forza la scorza di limone. Non troppo, perché sennò poi diventa disgustoso. Allora, una volta che si è formata una specie di cremina, come vedete, sembra una crema, aggiungete le due uova e andate nuovamente a mescolare. Nel frattempo pesate il lievito e la farina. Volta terminato tutto, io vado a reimpastarla un pochino con le mani per renderla più compatta e formare un panetto. Aggiungo un po' di farina sul mio piano di lavoro, io utilizzo questo qua in legno, e vado a formarmi appunto il mio panetto per metterla poi in frigorifero. Deve riposare almeno un'oretta. Adesso la vado a mettere in frigorifero. Come vedete, l'ho appiattita per bene in modo che si raffreddi prima e rimanga più compatta. Ci vediamo tra un'oretta. Ciao! Eccolo qua. Questo grembiolino qua te l'ha regalato Anna, te lo ricordi? Quello? Anna Edo, sì. Vieni. Allora, mettiamo. È mia. Fai vedere qua che avevi il ragnetto di Spider-Man che ti ha disegnato la maestra Dori, fai vedere? Però è andato via il ragnetto. Allora, adesso, cosa facciamo adesso? Le formine di Halloween. Facciamo i biscotti di Halloween. Allora, facciamo vedere le formine che abbiamo comprato. Abbiamo preso la formina a forma di zucca, la formina a forma di gattino, questa è a forma di... fantasmino, e poi c'è quella forma di pipistrello. Mamma, non posarla. Non le poso, le metto da parte. Adesso dobbiamo stendere la pasta frolla qua sopra sul piano di lavoro e iniziare a fare i biscotti. No, io voglio fare i biscotti. Dobbiamo prendere la pasta frolla. Se la stai mettendo? Sì, allora adesso mamma stende la frolla. Tanta. Perché mamma si toglie l'anello, la fede, mettiamola qua. Allora, sei pronto? Sì. Aspetta, possiamo prenderne un pezzettino. Aspetta che mamma la può sparge di farina, se no si appiccica tutta. Vai, col mattarello, forza. Insieme dobbiamo fare così, guarda. Qua, prendilo da qua. Bravissimo, anche qui.
bravo! Ma tu sei un cuoco! Un pasticcere! Puoi andare a Bake Off, Junior! Allora, aspetta, che si è attaccata un po'. Facciamo così. Aspetta. Già la fai? Aspetta, amore! L'ho fatta! Ma che bravo! Se l'ho fatta! Aspetta, che adesso la ripassiamo bene perché si è appiccicata tutta. Aspetta. Che è un po' mollino. Questa è per le formine di Halloween. Sì, le formine di Halloween. E poi chi se li mangia questi biscotti? Male. Aspetta che mamma la stende bene. Anche io. Aspetta, amore, che io la stendo bene. Aspetta, aspetta, aspetta. La stendo così tu fai la formina. Sei pronto? Aspetta, eh. Non la facciamo troppo spessa perché questa qui lievita. Sì. Aspetta, amore. E lievita la formina. Lievita il forno perché mamma ci ha messo un po' di lievito. Sì, qua questa è la pasta frolla morbida. No, no, quello è un biscotto. Un biscotto. Non è una pasta frolla. È la pasta frolla per fare i biscotti. Aspetta che mamma ti mette la teglia vicino, così tu metti il biscottino di Halloween. Allora, alza le manine. Le manine, amore. Tirale su, anche l'altra. Bravissimo. Vieni più in qua. Che devi fare le formine. Oh, queste cose andre. Ma non mi dai quelli. Dai, tu fai il fantasma e io faccio la zucca. Così, guarda come ha fatto la mamma. Il patentino. È proprio molla. Ecco qua. Ma no, amore. No, no, no. Farina dappertutto, Monello. La pasta frolla. È la pasta frolla, però adesso non è più pasta frolla, è pasta di farina. Monello. Mamma. Sono un monello, sono bravo. No, no, sei un monello, guarda. Sono bravo. Guarda cosa hai combinato. Perché hai buttato tutta questa farina qua sopra? Poi mangi che fa. Basta farina, Marek. No, io voglio fare il mattarello. Vuoi fare il mattarello con tutta questa farina? Non è piaciuto di te. Non so se è stata proprio una bella idea. Pulcino. Allora ragazze, questo è il caos che si è creato. Questo è il vero Halloween che fa paura. La cucina è orribilmente sporca. Adesso quella pasta frolla lì la sta utilizzando Marek per pasticciare, ormai tanto sporcato tutto, lo faccio giocare. Questa qui è avanzata, adesso la chiudo, la metto in frigo, me lo schiassi, te lo schiasso, ecco qua. E magari domani faccio una piccola crostata o faccio degli altri biscottini, perché comunque questa pasta qui, essendo che c'è il lievito, tende ad aumentare, quindi non mi stava nelle teglie e poi non ho più voglia di mettere a fare caos. Adesso vedo, perché un'altra teglia ce l'ho, magari se... mi viene lo schizzo, la faccio una terza teglia. Comunque, questa è una teglia di biscotti. Allora, l'ho fatto un po' troppo spessini, ma più sono spessi e più sono morbidi. Sono belli da inzuppare poi nel latte. E ho fatto, non fate caso al caos, anche quest'altra teglia qua. Allora, le prime mi sono venute bruttine perché praticamente ho messo pochissima farina. Ora ce n'è troppa, ma ho messo pochissima farina sul piano di lavoro e non si staccava, essendo comunque una pasta frolla molto molto morbida.
e non la classica pasta frolla, quella lì un pochino più dura, diciamo. In più, ragazze, c'è tanto burro, quindi il burro si sa che tende ad ammorbidire parecchio. E cosa stai facendo, Marek? Hai preso un piatto per fare cosa? Mamma mia, mamma mia. Comunque vi consiglio di tenerla in frigo più di un'ora, secondo me. Io la ricetta l'ho presa da internet e c'era scritto di tenerla in frigo un'ora prima di fare i biscotti. Io l'ho tenuta un'ora e mezza, ma secondo me se la fate la mattina e la lasciate in frigo e poi la fate il pomeriggio non avete nessun tipo di problema. Adesso comunque andrò ad infornarli a 180 gradi per 20-25 minuti e poi vi faccio vedere il risultato finale. Vorrei ricoprirla di pasta di zucchero giusto per decorarle, per far giocare Marek. Bravo! Vediamo un po' come vengono e se mi vengono. Allora, alla fine ho fatto che fare anche degli altri biscottini, però con altre forme, e in questo caso invece li ho fatti molto molto più fini rispetto a quelli là di Halloween. E niente, adesso aspetto che il forno viene preriscaldato. Nel frattempo Marek sta facendo degli altri biscottini. È vero, amore? È vero, amore? Fatti vedere un po', pasticcere. Guarda mamma, sei tutto infarinato. Allora, mentre cuociono i biscotti, noi stiamo facendo i disegnini di Halloween. Queste Halloween. Fa vedere? Questa è una zucca che ti ha disegnato la mamma e tu devi colorarla di arancione. Prendi un po' l'arancione che l'hai messo a posto. Quello dov'è? Fammi vedere. Quello è rosa, quello è nero. Guarda quanti colori che ha Marek. Allora, la prima teglia l'abbiamo sfornata, manca un fantasma e una zucca perché io e Marek ce la siamo mangiati. Dirvi che sono buoni è riduttivo, perché sono morbidissimi, avendoli fatti belli alti sono davvero morbidi morbidi, a Marek piacciono un sacco, a mamma pure. Ora vorrei rivestirli con la pasta di zucchero, però devo ancora infornare questo e sfornare, nel frattempo io qua ho dato una pulita ovviamente, e sfornare questi qua, che sono quasi cotti, e basta. Marek, come sono i biscotti di Halloween? Buonissimi. Allora ragazze, li ho fatti anche con la pasta di zucchero, ho fatto solo questi tre, giusto per farveli vedere, però non ho registrato perché altrimenti questo video viene lunghissimissimissimissimo. E allora magari ve lo farò vedere in un altro video, magari faremo i biscottini di Natale con la pasta di zucchero, se vi può interessare. Hanno bussato alla porta, e chi è? Sarà mio fratello. E comunque niente, sono questi qua, sono carinissimissimi, vado ad aprire la porta. Allora, io ero convinta che alla porta avesse bussato mio fratello, visto che mi ha detto che doveva venire qui, che passava di qua. E invece erano i bimbi mascherati che hanno fatto dolcetto scherzetto. Bimbi, erano ragazzi, che poi alla fine ho scoperto che era una mia amica e che ha bussato, ed erano tutti mascherati, ma mascherati benissimo. E Marek si è... ti sei spaventato di dolcetto scherzetto? No. Sì, ti sei spaventato, ma c'avevano le maschere. È finto, amore. Ti sei spaventato, amore. Ma sì che sono finte. Comunque vi stavo facendo vedere i dolcetti con la pasta di zucchero. Praticamente ho steso la pasta di zucchero, andrebbe stesa con dello zucchero a velo sotto. Io ho messo la farina perché zucchero a velo non ne avevo più, ma ci andrebbe appunto lo zucchero a velo. Poi gli ho messo un po' di miele sui biscottini, ho formato con la formina il aiuto, mi sto incartando, con la formina ho formato appunto il fantasmino, il pipistrello, la zucca, e gliel'ho incollati sopra appunto con il miele. E basta, voilà, tutto qua. Hai paura di Halloween, amore? Ma è una maschera, è tutto finto. Comunque smettila di mangiare biscotti, perché sennò non ceni stasera, amore. E niente ragazze, vi dicevo, non so se ve l'ho già detto perché mi sto rimbambendo, che se volete poi facciamo magari i biscottini di Natale con la pasta di zucchero. Voi fatemelo sapere. Se i commenti sono ancora disattivati, mandatemi una mail, scrivetemelo su Instagram, ma fatemelo sapere, così io se vado al Lidl in questi giorni vado già ad acquistare la pasta di zucchero rossa e comunque natalizia. Niente ragazze, adesso io chiudo qui il video, così vado a preparare la cena perché si è fatta una certa. E vi mando un bacione grande 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 e buon weekend lunghissimo a chi non lavora,
a chi starà a casa. Insomma, buon lavoro a chi purtroppo anche domani lavorerà. Io adesso chiudo il video, vi mando un grande bacio, mi raccomando, se il video vi è piaciuto un pollice in su, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina qui sotto così vi arriva la notifica e non vi perdete i prossimi video. Spero che le sopracciglia vi siano piaciute, oggi se le vedete più scure è perché la ragazza mi ha detto che ci vorrà una settimana prima che il vero colore esca fuori, quindi adesso è normale che siano così scure, ma in realtà verranno fuori molto più chiare, cioè molto più chiare, che vengono bionde, però verranno più castane, ecco, diciamo così. Adesso io chiudo il video, noi ragazze ci vediamo lunedì con un nuovissimo video e baci bacioni. Grazie mille per tutto l'affetto che mi dimostrate, grazie, 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 grazie e ancora tantissime grazie perché il canale cresce sempre di più, perché mi volete bene, perché grazie di tutto, veramente. A lunedì!